Amici di LiguriaWeb.tv, bentornati a questa nuova puntata di Cambia Vita con Calma. E il tema che volevo affrontare oggi è un argomento molto molto frequente nelle visite, e che è il tema degli sgarri. Molto spesso quando si comincia una dieta, e sapete benissimo che in Calma non si parla di dieta ma di cambiamento di alimentazione, quello che succede è che si ci impone molto spesso di non mangiare determinati alimenti, quindi una tolleranza zero, per esempio non mangio più dolci, non mangio più pizza, non vado più a cena fuori, e si entra proprio in un periodo di sacrificio, la nostra mente lo prende come un sacrificio. Poi cosa succede? Succede che di solito non si riesce, ovviamente, dopo un po' di tempo, quando la motivazione cala, a continuare a controllare cioè a mantenere il controllo sul non mangiare determinati alimenti, e si sgarra, tra virgolette, no? Si sgarra, e dopo lo sgarro nasce quello che è un senso di colpa. Iniziamo a dirci: no, non dovevo sgarrare, ecco, adesso ho rovinato tutto. E questa emozione, questo senso di colpa, di solito innesca un meccanismo molto disfunzionale, perché le persone iniziano a dirsi: vabbè, tanto ormai ho sgarrato e continuo a farlo. E non è tanto lo sgarro in sé che fa male, ma è proprio tutti i pensieri che vengono generati dopo, e tutto il continuare magari a sgarrare dopo, no? Quindi la cosa importante è cambiare la mente, cambiare l'approccio mentale allo sgarro. È per questo che in Calma, quindi nel metodo per cambiare alimentazione, non parliamo di sgarri, ma parliamo di jolly. E i jolly, come ben sapete, sono delle carte, no? Delle carte che, tipo la scala 40, che è l'unico gioco di carte che so fare, possiamo decidere di giocare, quale valore dare, quando giocare, e se non li giochiamo, alla fine, se perdiamo la partita, li paghiamo. Quindi con questa metafora voglio spiegarvi che cos'è un jolly in Calma. Un jolly è semplicemente un qualsiasi tipo di alimento che avevate deciso di non mangiare: può essere il dolce, può essere la focaccia, può essere la pizza, può essere qualsiasi cosa, le patatine, e che per almeno 3 volte alla settimana, cioè non più di 3 volte alla settimana, consapevolmente vi date il permesso di mangiarlo. Quindi è un jolly perché non deve innescare il meccanismo del senso di colpa. Quindi è molto importante mangiarlo tranquillamente senza sentirsi in colpa. Quindi non è un jolly che fa la differenza, è il continuare a giocarli tutti i giorni, ovviamente, no? Quindi la cosa importante è cambiare proprio l'approccio, perché molte persone mi dicono: no, ma è meglio che io non ne mangi di queste cose, perché voglio arrivare prima al dimagrimento o all'obiettivo. In realtà poi si pagano molto cari se non si giocano, no? Come nel gioco delle carte, perché fino a quando riusciamo a mantenere il controllo, e fino a quando esercitiamo proprio una forza di volontà sulle nostre scelte, tutto va bene. Invece quando non ce la facciamo più, quindi la motivazione cala, iniziamo a perdere il controllo di tutto. Quindi in Calma abbiamo 3 jolly piccoli, quindi durante la settimana mangiare 3 porzioni, come può essere un gelato, un pezzo di focaccia, una brioche al mattino, che avevate consapevolmente deciso di non mangiare, e un jolly grande, che è una cena con amici, ad esempio. E questo è molto importante per mantenere quella convivialità che è collegata anche all'alimentazione, soprattutto qua da noi in Italia, no? Si ci incontra per mangiare, si ci incontra e mangiando si chiacchiera, si condivide. Quindi per non perdere quella convivialità e dire: no, adesso io non esco più assolutamente a cena perché sono a dieta, è importante anche giocarsi questi jolly. Quindi per concludere, per riassumere, non esistono gli sgarri, esistono delle scelte consapevoli
di alimenti magari meno sani, ma non fa niente perché 3 più 1 alla settimana non farà la differenza. Quindi fatemi sapere come va cambiando questo approccio allo sgarro, non chiamiamolo più così, vedrete che andrà molto 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 meglio e comunque raggiungerete il vostro obiettivo. Molto bene, adesso se avete delle domande potete scrivere alla redazione, quindi se anche voi volete ricevere le vostre risposte a magari dei dubbi che avete sull'alimentazione, potete appunto scrivere all'indirizzo, no qua, eccolo qua, in sovraimpressione, eccolo qua. E, vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto alla prossima puntata.